stiamo asfaltando, abbiamo già asfaltato Sant'Orso, abbiamo asfaltato intorno alla scuola Nuti, e stiamo asfaltando anche via Modigliani, quindi la parte vicino al circolo tennis, e quindi stiamo completando quelle attività che erano tanto attese e che stiamo portando a termine. E a breve invece nelle strade che abbiamo asfaltato rifaremo la segnaletica orizzontale. Abbiamo pensato di proporre ad esempio nel centro commerciale, vicino al centro commerciale di Sant'Orso, l'istituzione di parcheggi con disco orario per permettere una turnazione più rapida a vantaggio degli operatori del centro commerciale, in maniera tale che non ci siano macchine in sosta molto lunga. Queste sono le attività, ovviamente poi continueremo ad asfaltare, pensiamo di programmare anche un piano dell'asfaltatura per il 2018, quindi lo faremo probabilmente dopo l'estate, e quindi ecco, questi sono lavori molto importanti. E nonostante la neve e le piogge che hanno contraddistinto il mese di febbraio, che hanno provocato molti problemi alle strade, diciamo che stiamo cercando di tamponare quei problemi che si sono creati. E è anche vero un'altra cosa, ed è questo importante, mi dispiace purtroppo, che con queste ingenti piogge si sono create anche delle situazioni, soprattutto in campagna, di frane abbastanza accentuate. Ovviamente anche lì con un po' di tempo interverremo, perché le frane sono un po' più delicate da trattare e bisogna trattarle bene, sicuramente cercando di liberare l'acqua che le alimenta, allontanando l'acqua che le alimenta, e quindi quello è un lavoro un po' più lungo che stiamo facendo, cercando di dare le risposte tempestive a tutti. E ovviamente non ci fermiamo qui, perché da anni, da diversi anni stiamo portando avanti una sorta di collaborazione con ASESPA, in quanto ASESPA in questi giorni è sotto gli occhi di tutti, soprattutto nel quartiere di San Lazzaro, sta facendo degli importanti lavori di bonifica della rete, diciamo, dell'acquedotto. Dopo che si sarà stabilizzato il terreno anche delle tracce che sono state create da ASET, andremo ad asfaltare le strade, a rifare la segnaletica orizzontale laddove necessario.